Buonasera veri credenti e benvenuti a questa nuova puntata del Flywheel Show. Naturalmente, come potete immaginare, ci sta accompagnando un David Bowie dannata con Life on Mars, e come poteva essere altrimenti, visto che questa è la puntata dedicata alle serie TV. Ciao Yurizi, e ovviamente stiamo parlando di Away, la serie TV meravigliosa, molto interessante. Ciao Gianni, ciao Stefano, ciao Luca, che si intitola Away. Ciao Marco, che ovviamente ci racconta di un viaggio su Marte. Però prima di iniziare, prima di fare tutto, volevo veramente ringraziarvi, perché questa notte abbiamo raggiunto i 10.000 followers su Instagram. So che è una cosa che dovrebbe essere molto più da cheerleader, quindi ci dovrebbe essere qualcuno che va proprio yeah! Ma io sono contento così, veramente vi ringrazio. Sono 5 anni, è importante. Piano piano stiamo crescendo come The Flywheel Show, stiamo crescendo come industria nerd, quindi non posso che veramente essere soddisfatto in questo momento di tutte queste piccole attività che mi tengono e spero vi tengano compagnia giorno dopo giorno. Questa è la puntata mensile dedicata alle serie TV e quindi parliamo di Away, una serie credo in 10 episodi che sono stati lanciati sul network di Netflix un mese e mezzo fa, e che tra i vari protagonisti hanno Josh Charles, che è uno dei miei attori preferiti, soprattutto per aver fatto parte del cast di L'attimo fuggente, uno dei miei film preferiti di sempre, e ovviamente Hilary Swank, che ricordiamo per esempio per Million Dollar Baby, ma anche per Karate Kid 4, come mi vuole dire la mia maglietta, e che fanno parte di questo cast stellare, per modo di dire, ma rappresentato in maniera molto interessante, che racconta l'avventura di Away. Away è una serie che si va a instaurare nel filone della fantascienza più classica. Succedono pochissime cose strane, pochissime cose controllabili. In realtà l'unico evento effettivamente di fantascienza è che la tecnologia umana si è spinta un pochettino oltre rispetto a quella che conosciamo adesso, e che in un futuro non particolarmente lontano, ma decisamente imprecisato, ci si stia trovando a lanciare la prima capsula, la prima astronave abitata, e quindi con popolazione all'interno, diretta su Marte. Detto questo, è una serie di fantascienza positivista, ossia fondamentalmente serve un po' a proiettare il futuro dell'umanità verso uno spazio, no? Ciao Maurizio, a dargli quest'idea che le cose belle, le cose verso l'aldilà possono succedere, senza che ci siano alieni, cose curiose, eccetera, eccetera, ma lo fa con un tono molto, molto moderno, un tono che a me ha ricordato da vicino un film di qualche tempo fa che si intitolava The Martian, che era molto piacevole, con Matt Damon, se non ricordo male, di Ridley Scott. Però magari sto dicendo stupidaggine, per cui controllate, magari dopo controllo anche io. E anche un'altra serie televisiva che si intitolava Mars, che era stata fatta in 2 stagioni, la prima delle quali molto interessante, molto bella, trasmessa dal National Geographic Channel, quindi era una serie un po' mockumentary da questo punto di vista, che metteva assieme anche in quel caso una missione su Marte, quindi il racconto degli astronauti che si preparavano a questo viaggio, assieme a delle interviste vere e proprie fatte a chi sta lavorando adesso con Elon Musk, quindi con la tecnologia dei lanci che si possono riutilizzare, che è poi quella che permetterebbe con più facilità un viaggio verso lo spazio. Detto questo, la storia si evolve su 2 piani abbastanza paralleli. Considerate che l'equipaggio è composto da 5 persone multietniche, perché comunque il progetto delegato al viaggio su Marte non è un viaggio lasciato solamente per la NASA, quindi c'è l'Agenzia Spaziale Americana, ma ci sono anche 5 altre 4 agenzie, inclusa quella cinese, quella russa, quella europea e quella inglese, se non ricordo male. Per cui si viene a formare questo cast di persone multietnico da questo punto di vista,
abbastanza variegato che si appresta ad affrontare il viaggio su Marte. Nel mentre, siccome sarà un viaggio molto lungo, considerate che dovrebbe essere intorno agli 8-9 mesi, vengono raccontate le storie dei parenti di queste persone sul pianeta Terra, soprattutto legate alla famiglia di Hilary Swank, che è appunto sposata a Josh Charles e hanno una figlia assieme, e che va incontro a tutta una serie di problemi, mentre ci sono tutta una serie di episodi dedicati in maniera retrospettiva agli altri membri dell'equipaggio della navetta. La cosa funziona, secondo me, su due misure. Dal punto di vista tecnologico, se ci avete fatto caso, in alcuni casi è stata abbastanza sottolineata il fatto che molta tecnologia potrebbe non essere realista, come per esempio le comunicazioni molto veloci che vengono effettuate tra il pianeta Terra e l'equipaggio. In realtà credo che dal punto di vista delle comunicazioni questa cosa sia fattibile nel momento in cui ci sia una rete satellitare messa in orbita e soprattutto distanziata anche nello spazio che possa permettere le comunicazioni. Tant'è che loro arrivano fino a un certo punto a poter comunicare in tempo reale, dopodiché fanno delle registrazioni perché sennò ci sarebbe un gap troppo ampio di 18 minuti o qualcosa di questo genere. Quindi questo è il primo aspetto. Ciao Carlo, ben arrivato, buonasera anche a te. E quindi tutto sommato sì, è vero, tecnologicamente ci deve essere un po' di sospensione dell'incredibilità, stasera mi inceppo, abbiate pazienza, però in realtà è una sospensione abbastanza positivista. Del resto tutto quello che può andare storto in un viaggio di questo genere praticamente sembra andargli, per cui ci sono necessità di fare passeggiate fuori dalla cabina per cercare di sistemare alcuni elementi, funzionano dei sistemi, altri vanno in tilt, hanno un problema con del materiale che non funziona all'interno, addirittura anche con dei virus che riescono a portarsi, che si riattivano nel corpo di uno degli astronauti perché la mononucleosi sembra non essere mai andata via sin da quando era bambino. Quindi insomma ci sono tutta una serie di problemi, ma la cosa più interessante secondo me e che viene approfondita, ciao Matteo, la psicologia di questo gruppo di persone. Perché? Perché ci si dovrebbe aspettare, in teoria credo che potrebbe essere molto più funzionale in questa maniera, che un team che va nello spazio, che deve lavorare per una missione di 3 anni assieme, sia molto ben affiatato e sappia comunicare senza troppe complicazioni tra di loro. In realtà quello che viene mostrato a più riprese è che loro hanno effettivamente problemi anche di fiducia, soprattutto perché Hilary Swank, soprattutto nella prima fase, soprattutto nei primi 2 episodi, si comporta come una sorta di Capitano Kirk in gonnella, ossia fa delle cose senza curarsi troppo di seguire la procedura, e nel non seguire la procedura in determinati casi rischia addirittura di fare più danni che seguendola, anche se la situazione è obiettivamente critica. Questo comporta inizialmente che l'equipaggio sia fratturato in 2 parti. Da una parte c'è la fazione con il capitano Hilary Swank e più altre 2 persone, più il russo e la cinese dall'altra parte. Poi piano piano a un certo punto il capitano si troverà proprio a essere isolato completamente da tutti. Perché? Perché interviene in maniera molto importante una cosa che probabilmente è stata testata ma fino a un certo punto sulla natura umana, ossia l'impossibilità di trovarsi lontani dalla propria famiglia senza poter ritornare indietro in un tempo ragionevolmente breve. Considerate che essendo un film, o meglio, una serie fantascientifica, ma fantascientifica con basi più o meno solide, il ragionamento di base che viene fatto è che la prima tappa del loro viaggio è una base lunare dove chiaramente fanno rifornimento, fanno gli ultimi controlli e poi si preparano a partire per Marte con un razzo più leggero perché non devono vincere l'atmosfera terrestre, che è molto più forte, ma quella lunare, che è molto più leggera. Già durante la prima fase il marito del capitano subisce un ictus, quindi comunque si ritrova a non potersi muovere, a perdere l'uso delle gambe, a dover cercare di recuperare piano piano le facoltà motorie e anche intellettuali in un certa misura, e in tutto questo la persona più compressa è la figlia, che si ritrova a sapere che il padre è ridotto su una sedia a rotelle, la madre potrebbe addirittura non tornare, quindi viene pesantemente posta sotto pressione, e dopo questa pressione si trova comunque a dover trovare delle valvole di sfogo in maniera tale che possa cercare di sfuggire a tutto questo. Quindi insomma
È una bella metafora del vivere inteso come avere coraggio di affrontare le cose pur sapendo che quello che succede in quel momento potrebbe poi non portare avanti il successo nei giorni successivi, eccetera, eccetera, perlomeno potrebbe avere dei riscontri molto importanti dal punto di vista della, della propria vita. E quindi da questo punto di vista è un po' un inno alla vita, un po' un inno ad usare lo stesso personaggio di Hilary Swank. Il capitano Emma Green è costantemente sotto pressione, sin dall'inizio gli verrebbe quasi chiesto di abbandonare tutto e tornare indietro, eppure malgrado tutte le difficoltà, anche malgrado la capacità di non essere accettata dal resto dell'equipaggio, malgrado a un certo punto voglia veramente tornare a casa, perché comunque si rende conto che sono 3 anni, sono molto lunghi, si sta perdendo tantissimo della propria vita e della vita dei suoi cari, alla fine riesce comunque ad affrontare la missione e quasi verso la fine della storia il team si riesce a compattare. Ed è un team effettivamente fatto molto bene da questo punto di vista, perché comunque ognuno dei 5 ha delle storie dietro che sono ben studiate, ben lavorate e che non riservano effettivamente punti oscuri, vengono scavate molto bene, c'è un'introspezione psicologica, niente male, è vero, è quasi tutto concentrato sulla famiglia Green, quindi su Hilary Swank, Josh Charles e Talita Bateman, però questo non conta per la verità, perché in realtà tutto quello che succede anche agli altri personaggi poi impatta anche su questo nucleo familiare e vengono toccati temi comunque molto importanti, una difficile relazione con i genitori, relazioni extraconiugali, relazioni cross genere o comunque di carattere omosessuale, cose che comunque in determinati paesi vengono viste ancora non in una maniera purtroppo positiva. Quindi c'è tutto, e dall'altra parte dal punto di vista tecnologico c'è veramente la speranza, è chiaro che una serie che si chiama Away, non voglio farvi uno spoiler, però racconta il viaggio di questo equipaggio su Marte, è abbastanza chiaro che in un modo o nell'altro su Marte ci riusciranno ad arrivare. Quello che è effettivamente difficile fino alla fine, fino all'ultimo istante, è cercare di capire come ci arriveranno, quale sarà il sacrificio, quale sarà il costo, perché effettivamente, e credo che questa sia una lezione interessante per chi è appassionato di questo genere per questo genere di narrativa, effettivamente non c'è una sicurezza su questi tipi di esplorazione, soprattutto un po' come diceva mio padre quando mi insegnava a nuotare, nello spazio non ci sono taverne, quindi non ci si può fermare, non ci si può fermare a riflettere, non ci si può fermare a recuperare le risorse necessarie, quindi è un costante esercizio sulla privazione, è un costante esercizio sul rinunciare a determinate cose cercando di portare avanti tutto quello che serve per la missione. Da questo punto di vista potrebbe benissimo essere una sorta di prequel proprio di The Martian, come vi stavo dicendo, perché in The Martian succede esattamente la stessa cosa, il protagonista della missione Ares 3 rimane bloccato su Marte per via di un incidente e deve trovare un modo per sopravvivere fino alla missione successiva o perlomeno un tempo necessario per finché qualcuno dalla Terra mandi delle risorse, quindi c'è lo stesso tipo di concetto, lo stesso tipo di abnegazione. Da quel punto di vista The Martian era molto molto di più una sorta di spot promozionale per la NASA, qui c'è questa compagnia multi compagnie che rende molto di più l'idea. D'altra parte, se ci avete fatto caso, la notizia è proprio delle scorse settimane, forse dello scorso mese. Si è parlato della possibilità, anzi è stata formata una prima agenzia con l'aiuto di tutte le agenzie spaziali, vabbè, c'è stato anche qualche fenomeno che ha detto ecco adesso ci bisogna sopportare pure le donne che vanno sulla Luna, quindi vabbè, lasciamo perdere, però l'idea è proprio quella di tornare sulla Luna quanto prima. Intanto salutiamo i ragazzi sul podcast, mancano solamente 46 secondi, mi dispiace ma purtroppo Spreaker non mi consente di fare puntate più lunghe, quindi ci vediamo con voi domani sera. Anzi, in realtà domani sera non lo so, perché domani sarò non qui come al solito, sarò in albergo, quindi si ricominciano un po' a fare quelle puntate differenti, mi vedrete con una maglietta lo stesso, ma con uno sfondo che è completamente differente, con molta meno tecnologia attorno, quindi luci sbagliate e tutto quello che ne conviene, però abbiate un po' di pazienza.
Comunque, ragazzi, è obiettivamente una serie molto bella. Io faccio un po' fatica quando ci si tratta davanti di una serie di questo tipo a capire come mai non riesca a piacere, non riesca a toccare l'animo delle persone. Mi rendo conto che rispetto a tante diverse tipologie di fantascienza, dal cyberpunk alle battaglie stile guerra stellare, ai futuri distopici, la fantascienza positivista, che se vogliamo può essere accorpata al filone di Star Trek, dove però Star Trek era spinto ancora molto di più da questo punto di vista, ha meno fascino. Perché? E questa è una riflessione un pochettino amara, infatti abbasso anche la musica, guardate, che voglio fare basandomi su quello che sta succedendo in questi giorni, no? Abbiamo sempre detto ne usciremo migliori da questa pandemia, andrà tutto bene. In realtà in questo momento non ci sono dei dati che lasciano intendere che andrà tutto bene. Sarà ancora difficile, sarà ancora lunga quantomeno. Eppure basta questo per farci vedere come razza umana siamo capaci di alzarci gli uni contro gli altri, no? Ciao Manuela, c'è chi crede che questa situazione sia pericolosa, chi crede che non lo sia, ci si scontra, ci si urla contro sui social, si fanno le manifestazioni in piazza, non si riesce a trovare un punto comune, c'è chi dà la colpa agli altri. Insomma, è una situazione purtroppo complicata e quindi credo che proprio per questa ragione, davanti a una difficoltà di questo tipo, già come civiltà ci stiamo sgretolando. Immagino che proprio per questa ragione sia complicato pensare ad un tipo di fantascienza assolutamente positivista, dove in un certo qual modo, in effetti un po' utopistico, la razza umana riesce a far fronte comune per migliorarsi. Del resto, se vi ricordate, nel canone di Star Trek gli alieni compaiono, la Federazione compare sul pianeta Terra, Starfleet compare sul pianeta Terra quando viene finalmente mostrato il primo motore a curvatura, viene finalmente scoperto il motore a curvatura, inventato il motore a curvatura sulla Terra, e quindi tutti i governi mondiali decidono di unirsi in un'unica federazione che possa pensare a tutti nella stessa maniera. Noi siamo un po' lontani da questa situazione che è veramente distopica e utopica, e quindi purtroppo credo che tutto quello che ci faccia dare idea che c'è una possibilità positiva di fare le cose un po' ci vada a noi, e credo che questa sia un po' la ragione per cui Away non sia piaciuto. Io invece l'ho trovato molto ben fatto, fra le altre cose con una fotografia davvero apprezzabile. Ci sono diverse scene, la prima è la camminata sul dorso dell'astronave quando non si aprono le vele a energia solare, che credo sia l'episodio 3, e poi l'episodio 9 quando devono andare di nuovo fuori per cercare di recuperare dell'acqua dai compartimenti esterni altrimenti rischiano di morire, che sono pazzeschi da questo punto di vista, proprio perché trasmettono proprio l'ansia di riuscire a fare le cose fatte bene. Quindi secondo me quando una serie riesce a trasmettere questi sentimenti, uno sta lì attaccato davanti allo schermo a cercare di capire se questa cosa si risolverà o meno, secondo me la serie già ha funzionato. Poi personalmente vi ripeto, si tratta di un argomento molto molto caro a me. Io spero veramente di riuscire ad avere uno span di vita tale da poter vedere l'uomo arrivare su Marte. Quindi, insomma, una cosa di questo genere non può che interessarmi da questo punto di vista, non può che rendermi molto soddisfatto. Oltretutto c'è la scena, tutto l'episodio finale, che è basato su una differenziazione fra quello che succede sull'astronave e quello che succede sulla Terra di soli 18 minuti, che è il gap tra la comunicazione tra una parte e l'altra. E quindi mentre sulla Terra a controllo missione stanno aspettando le notizie dell'inizio dell'atterraggio dell'astronave su Marte, in realtà su Marte si sta per capire se sono riusciti ad atterrare bene o se c'è stato un crash. E quindi da questo punto di vista c'è proprio questa tensione interessante, e c'è un messaggio pazzesco che non vi voglio raccontare, non ve lo voglio rovinare. Proprio sul finale dell'episodio c'era un protocollo che si era deciso perché uno dei governi riuscisse ad avere una cosa particolare in più, e alla fine, ed è proprio lì l'aspetto estremamente positivista ed incredibilmente fatto bene di questa serie, che i 5 membri dell'equipaggio smettono di ragionare come 5 entità differenti rispondenti a 5 referenti differenti e agiscono come un team facendo una cosa particolare solamente tutti quanti assieme.
E questo rende la cosa assolutamente fantastica. Io non so a questo punto se stiano lavorando a una seconda missione, perché comunque tutto sommato gli episodi sono sufficientemente autoconclusivi. La mia speranza è che effettivamente ci sia una serie che continui quello che sta succedendo, anche perché la missione deve durare 3 anni e finora abbiamo visto solo i primi 8 mesi. Mi rendo anche conto che raccontare il viaggio di ritorno, quando si è già raccontato il viaggio d'andata, obiettivamente potrebbe non avere tutto questo impatto emotivo, però potrebbero raccontare l'anno abbondante di missione che viene tenuto su Marte per raccontare un po' l'evoluzione di questo pianeta, il loro modo di poter diventare esploratori e quindi anche coloni da questo punto di vista. In ogni caso è effettivamente una serie non maestosa, non particolarmente costosa, il giusto. Probabilmente qualche effetto speciale poteva essere fatto meglio, questo bisogna anche dirlo, però con una fotografia eccellente, un cast tutto sommato adatto per i ruoli che vanno a ricoprire, e soprattutto c'è questo bilancio umano tra l'essere quello che si vuole essere e il dover reggere il peso della responsabilità della vita di tutti i giorni, che rende la cosa assolutamente pazzesca e soprattutto molto interessante da seguire, con un po' di attenzione ai dialoghi e all'introspezione dei personaggi. Quindi tutto sommato una serie che ci piace, perlomeno che mi piace veramente tanto, per cui ve la consiglio. Detto questo, veri credenti, sono le 22:13, io vi ringrazio ancora di essere riusciti a farmi compagnia questa sera, di aver raggiunto i 10.000 follower su Instagram. So che non è un numero pazzesco, per me lo è, per la verità, però mi piace pensare che ogni giorno costruiamo qualcosina assieme. Ve lo dicevo sin dall'inizio di questa avventura, sono 5 anni e... cavolo, 4 anni e mezzo. Sono volati, è veramente bello essere qui ogni sera con voi, quindi veramente grazie. Non mi resta davvero che augurarvi una buona serata con un forte, fortissimo, clamorosissimo. Dai, è tutta! Ci vediamo domani. Ciao, veri credenti!